Care famiglie, buonasera. Scende ormai la sera sulla nostra assemblea. È l'ora in cui si fa volentieri ritorno a casa per ritrovarsi alla stessa mensa, nello spessore degli affetti, del bene compiuto e ricevuto, degli incontri che scaldano il cuore e lo fanno crescere, vino buono che anticipa nei giorni dell'uomo la festa senza tramonto. E anche l'ora più pesante per chi si ritrova a tu per tu con la propria solitudine, nel crepuscolo amaro di sogni e di progetti infranti. Quante persone trascinano le giornate nel vicolo cieco della rassegnazione, dell'abbandono, se non dal rancore? In quante casse è venuto meno il vino della gioia e quindi il sapore, la sapienza stessa della vita. Degli uni e degli altri questa sera ci facciamo voce con la nostra preghiera, la preghiera per tutti. È significativo come anche nella cultura individualista che snatura e rende effimeri i legami, in ogni nato di donna rimanga vivo un bisogno essenziale di stabilità, di una porta aperta, di qualcuno con cui interesse condividere il racconto della vita, di una storia a cui appartenere. La comunione di vita assunta dagli sposi, la loro apertura al dono della vita, la custodia reciproca, l'incontro e la memoria delle generazioni, l'accompagnamento educativo, la trasmissione della fede cristiana ai figli. Con tutto questo, la famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità, contributo indispensabile a una società giusta e solidale. E più le sue radici sono profonde, più nella vita è possibile uscire e andare lontano senza smarrirsi né sentirsi stranieri ad alcuna terra. Questo orizzonte ci aiuta a cogliere l'importanza dell'assemblea sinodale che si apre domani. Già il convenire in unum attorno al Vescovo di Roma è evento di grazia, nel quale la collegialità episcopale si manifesta in un cammino di discernimento spirituale e pastorale. Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla sua Chiesa, dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l'odore degli uomini d'oggi, fino a restare impregnate delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce. A quel punto sapremo proporre con credibilità la buona notizia sulla famiglia. Conosciamo infatti come nel Vangelo ci siano una forza e una tenerezza capaci di vincere ciò che crea infelicità e violenza. Sì, nel Vangelo c'è la salvezza che colma i bisogni più profondi dell'uomo. Di questa salvezza
opera della misericordia di Dio e sua grazia. Come Chiesa siamo segno e strumento, sacramento vivo e efficace. Se così non fosse, il nostro edificio resterebbe solo un castello di carte e i pastori si ridurrebbero a chierichi di Stato sulle cui labbra il popolo cercherebbe invano la freschezza e il profumo del Vangelo. Emergono così questa cornice i contenuti della nostra preghiera. Dallo Spirito Santo, per i padri sinodali, chiediamo innanzitutto il dono dell'ascolto. Ascolto a Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo. Ascolto del popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. Accanto all'ascolto, invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci carico con responsabilità pastorale delle interrogativi che questo cambiamento d'epoca porta con sé. Lasciamo che si riversino nel nostro cuore senza mai perdere la pace, ma con la serena fiducia che a suo tempo non mancherà il Signore di ricondurre a unità. La storia della Chiesa, lo sappiamo, non ci racconta forse di tante situazioni analoghe che i nostri padri hanno saputo superare con ostinata pazienza e creatività? Il segreto sta in uno sguardo ed è il terzo dono che imploriamo con la nostra preghiera. Perché se davvero intendiamo verificare il nostro passo sul terreno delle sfide contemporanee, la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo. Sostare nella contemplazione e nell'adorazione del suo volto. Se assumeremo il suo modo di pensare, di vivere e di relazionarsi, non faticheremo a tradurre il lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per la pastorale della persona e della famiglia. Infatti, ogni volta che torniamo alla fonte dell'esperienza cristiana, si aprono strade nuove e possibilità impensate. È quanto lascia intuire l'indicazione evangelica: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Sono parole che contengono il testamento spirituale di Maria, amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino della nostra vita. Facciamo le nostre. A quel punto le tre cose, il nostro accolto e il nostro confronto sulla famiglia, amata con lo sguardo di Cristo, diventeranno un'occasione provvidenziale con cui rinnovare, sull'esempio di San Francesco, la Chiesa e la società. Con la gioia del Vangelo ritroveremo il passo di una Chiesa riconciliata e misericordiosa, povera e amica dei poveri. Una Chiesa in grado di vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà che le vengono sia da dentro che da fuori.
possa soffiare il vento della Pentecoste sui lavori sinodali, sulla Chiesa, sull'umanità intera. Sciolga i nodi che impediscono alle persone di incontrarsi. Sani le ferite che sanguinano tanto. Riaccenda la speranza. C'è tanta gente senza. Ci conceda quella carità creativa che consente di amare come Gesù ha amato. E il nostro annuncio ritroverà la vivacità e il dinamismo dei primi missionari del Vangelo.